Sì. Due gli appuntamenti, amici di Udinese TV, di cui parliamo oggi. Il primo, Labirinti cromatici, una mostra di Marcello Caporale nella chiesa di Santa Maria dei Battuti, Cividale Friuli, fino al 10, ancora qualche giorno, quindi, di gennaio. Chiesa di Santa Maria dei Battuti, ribadisco. Il secondo appuntamento è un appuntamento presepiale. Lo sappiamo che il tempo ormai è andato oltre, ma il presepe è sempre un'operazione artistica e lo è soprattutto per gli artisti che espongono nella chiesa di San Silvestro a Premariacco. Ma cominciamo da Cividale, dove Marcello Caporale presenta i suoi labirinti cromatici. Il titolo stesso offre una dimensione del programma di Marcello Caporale, che, come si può vedere dalle immagini, ci offre una tradizione di segno e colore che ha dei contenuti sostanzialmente che si rifanno a quel momento del Novecento che potrebbe essere individuato come surrealismo. Dubbi, tormenti e calca di pensieri è stato presentato così anche nell'ambito della presentazione che è avvenuta nelle settimane scorse a Cividale, appunto nella stessa chiesa dove la mostra. Le forme chiuse, che sono comunque espressione di movimento in Marcello Caporale, che si espandono da un asse centrale e si dilatano in uno scompiglio segnico e cromatico. Una pittura che è stata raccontata da Renato Civello, il biografo di Guttuso, molti lo sanno, e dallo scrittore friulano Carlo Sgorlon, Marcello Caporale, che ha studiato le tecniche calcografiche, e che è stato presente nel 96 in un catalogo della Mondadori che ha pubblicato i suoi lavori. Alla fine degli anni 90 anche a Roma per una mostra personale e poi vari concorsi dove ha ricevuto diverse segnalazioni. Faccio l'esempio di Padova, di Roma, di Bari e di Istanbul, il prestigioso Sanat Fuori di Istanbul. La mostra Biennale Artisti del Mediterraneo del 95 è stata per Marcello Caporale un'occasione veramente di crescita. A Rijeka, presso il Museo Galleria d'Arte Moderna, ha ricevuto una segnalazione speciale della critica, e questa segnalazione speciale della critica è stata sottoscritta da Berislav Valusek, che era il direttore del Museo Galleria d'Arte di Rijeka, di Fiume, per noi, e da Janis Cano Soler, un direttore nell'ambito della Facoltà di Belle Arti di Barcellona. La sua segnalazione è stata firmata anche da Elenka Pirman della Galleria Skuć di Lubiana. Quindi un artista, Marcello Caporale, che ha già raggiunto notevoli livelli e notevoli presentazioni di critica e notevoli affermazioni tra un pubblico che va al di là di quello che è lo stretto regionale. Basta segnalare per esempio l'esperienza di Salisburgo, di Parigi, di Budapest. A Milano Expo 2015, quindi siamo all'altro giorno, veramente una menzione speciale della giuria per l'informale. Ecco, abbiamo parlato di Marcello Caporale come artista del surrealismo e dobbiamo anche riconoscere questa sua matrice informale, questo non dare significato alle forme se non un dubbio, un tormento interiore, una calca di pensieri, ecco, per riprendere quello che di lui è stato detto proprio all'inaugurazione alla mostra di Cividale. Marcello Caporale si muove in questo scompiglio segnico, lo voglio ribadire, in questo ambito cromatico così ampio e quasi devastante, che vuole sostanzialmente raccontare i pensieri, i moti dell'anima, i bisogni, le urgenze, e tutto questo è interiore, è un bisogno, è anche un narrare agli altri quello che è il suo stato d'animo. Quindi ci troviamo di fronte a una pittura sostanzialmente emozionale. Ecco, vi lasciamo ancora alcune immagini di Marcello Caporale, galleria prestigiosa, bellissima, Santa Maria dei Battuti. La firma è quella del comune di Cividale del Friuli e le giornate sono queste, ancora qualche giorno per vederlo dunque fino al 10 del mese di gennaio.
E lasciando da parte Caporale, ecco dunque la seconda mostra, la seconda sequela di immagini, e qui siamo a Premariaco nell'ambito di quella tradizione presepiale che ha già diversi anni di presenza. Chiesa di San Silvestro, la chiesa è romanica, affrescata da Giampaolo Tanner. Giampaolo Tanner è un autore che ha affrescato questa chiesa romanica nel 1521. Già lo spettacolo della chiesa di San Silvestro a Premariaco è uno spettacolo unico, ma qui dentro c'è la tradizione presepiale che può essere ancora vista, anche questa fino al 10 gennaio, e poi c'è un'apertura straordinaria il 16 e il 17 gennaio, quindi anche se il periodo natalizio è ormai concluso, la tradizione presepiale continua a proporre queste rassegne di presepi. Qui ci troviamo di fronte addirittura a 200 opere che quindi hanno mosso l'anno scorso 6.000 persone, quest'anno probabilmente i numeri sono ancora superiori. Graziella Ranieri e Marco Delle Vedove, che sono un po' i punti di riferimento di questa rassegna, ci raccontano che questa rassegna è visitata ogni giorno veramente da centinaia di persone. Il presepe qui viene proposto nella sua forma tradizionale, quindi nel suo richiamo storico biblico, il classico racconto della casa di Maria, di Giuseppe, del bambino e di tutto quanto insomma la storia della Bibbia, Nuovo Testamento racconti, ma viene visto anche in una seconda dimensione. Questa è la seconda area, diciamo, di approccio a questa rassegna. Viene visto come luogo della memoria, e quindi ci sono i richiami dell'infanzia, ci sono i richiami ai giocattoli. E per esempio un vecchio banco di scuola, una vecchia lavagna campeggiano all'interno dell'aula della chiesa di San Silvestro in Premariaco, perché vogliono significare quanto il Natale fosse atteso dai bambini che aspettavano i giocattoli le generazioni trascorse. Oggi le cose sono ancora un po' così, anche se assumono delle configurazioni naturalmente diverse. All'esterno della chiesa di San Silvestro, installazioni illuminate, veramente molto suggestive, che danno veramente molta luce alla ambito della facciata soprattutto di San Silvestro, ma un po' a tutto quello che circonda questo territorio di Premariaco, un paesino abbastanza vivo, anche se è un piccolo centro, Premariaco è un paesino abbastanza vivo che offre diverse attrattive in questo tempo, proprio perché ci dà la possibilità di vedere queste immagini che si richiamano al presepe con questi artisti che sono numerosi e che hanno preso parte a iniziative di carattere nazionale e internazionale, anche se sono prevalentemente autori della nostra regione, e che rappresentano con questi presepi appunto il racconto classico, come dicevo, e tradizionale, e il luogo della memoria. Le immagini che vedete testimoniano anche questa vivezza degli artisti e questa creatività. Gli artisti veramente sono infermabili quando si tratta di ripercorrere i cammini della memoria e quando si tratta di raccontare cose che appartengono non solo all'animo ma anche alla mente, alla tradizione, alla memoria, appunto del racconto. Il racconto è un po' il filo conduttore di questa mostra che si tiene nella chiesa di San Silvestro a Premariaco. Quindi ringraziamo anche per queste immagini Graziella Ranieri e Marco Delle Vedove che ce le hanno offerte, e vogliamo ricordare che appunto fino al 10 gennaio questa mostra, e peraltro una riapertura il 16 e il 17 dello stesso mese. Anche per oggi quindi concludiamo questo nostro spazio d'arte con le pagine d'artista che hanno riguardato Marcello Caporale e questa rassegna presepiale di Premariaco. Vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Arrivederci.